Buonasera a tutti, bentrovati a chi è la prima volta che viene, benvenuto. Salutiamo anche le persone che poi ci potranno vedere online, via internet. Sono molto contento questa sera, anche se un po' dispiaciuto, perché purtroppo abbiamo la defaianza della dottoressa Persiani, che ha un contrattempo abbastanza serio, familiare, la mamma non sta molto bene, e quindi si scusa tanto, mi ha detto che aveva già preparato tutto quanto, troverà il modo di farci avere la relazione, il PowerPoint, magari lo metteremo proprio online, adesso stiamo studiando il modo, magari vediamo se uno delle prossime incontri potrà avvenire. Purtroppo è proprio cosa di questi giorni, per cui anche se la mamma per fortuna sta un po' meglio, e quindi sono molto contento, però, perché c'è Padre Pasquale, che è il direttore del Master di specializzazione in studi sindonici che l'Università Regina Apostolorum e Religione di Cristo ha istituito 9 anni fa? 7 anni fa. Io sono stato uno dei primi iscritti, anche se non ho mai finito, perché poi mi sto dedicando al dottorato della Gregoriana, e quindi due cose insieme diventano un po' difficili. Sono molto contento, e anche perché Apostolorum non solo c'è l'interesse a curare la formazione anche a un livello praticamente universitario, ma più di 10 anni fa avete aperto una mostra e c'era l'inaugurazione insieme con il dottor Carlo Goldoni, caro amico che adesso è nel cielo, e le altre persone siamo venuti per questo momento molto interessante, e questa mostra che è permanente, che ha delle repliche, credo, in giro per il mondo, ma adesso non voglio togliere la parola. E io poi sostituirò Monica, la dottoressa Persiani, con una breve introduzione al rapporto fra la sindone e la scrittura, e quindi compenseremo un po' questa assenza di Monica. E io voglio scendere subito con la Padre Pasquale. Ho detto soltanto che è il direttore del Master in Studi Sindonici, ma in realtà è anche il direttore dell'Istituto Scienza e Fede, sempre lì, al Regina Apostolorum, e credo che sia anche, non era anche decano della Facoltà di Filosofia? Era, ma adesso non finito di allora. Mi ricordavo bene, è stato decano della Facoltà di Filosofia, sempre dello stesso istituto. Anche se non ho capito male, il dottorato l'ho fatto alla Gregoriana. Sì, ecco, molto bene, perché ancora non avevate aperto l'università. Io mi ricordo molto bene quando ero giovane seminarista, in Legionari di Cristo, soprattutto a Natale, quando ci allietavano il pomeriggio durante gli intervalli delle lezioni, alla Gregoriana si usa che le varie nazionalità presenti, i vari collegi, animino con i canti. E allora noi del seminario romano, che eravamo molto bravi, eravamo sempre i più bravi, quando c'erano le Legioni di Cristo passavamo in seconda posizione, perché loro venivano con tutta la loro orchestra, gli strumenti, allora, come si dice a Roma, io rosicavo un po', noi romani rosicavamo, perché erano più bravi di noi, però noi ce la cavavamo. E allora, a parte questa battuta, la ringrazio, la accogliamo con un applauso e diciamo che la bene, un saluto a tutti voi. Ho il piacere di partecipare a questo programma e ho ricevuto l'invito, e penso che è importante che offriamo queste possibilità di incontrarci, presentare un po' quello che stiamo facendo. Ognuno ha qualche cosa da mettere davanti, e penso che anche noi che abbiamo avuto questa possibilità dobbiamo anche partecipare, no? Dunque io avevo pensato due cose. Una, appunto, si è parlato di questo diploma, penso che potrebbe essere di interesse fare una presentazione un po' agile di che cosa si tratta. Siamo già, come è stato detto, al 7° anno. Si passa, sì. Qua le spengo la luce, così forse la sedia un po', perché ecco, sì. Okay. Perché un diploma in studi sindonici? È vero che il tema della sindone è un tema di grande attualità, potrei dire anche di grande dibattito. Ci sono quelli che
promuovono gli studi della sindone che sono, diciamo, favorevoli a quello che ha a che vedere con la sindone. C'è addirittura una festa della sindone il 4 maggio, però ci sono anche quelli detrattori che la mettono in discussione, che dicono che ci sono delle prove che dimostrano che è falsa, eccetera, usando diversi argomenti, no? Addirittura talvolta falsando alcune citazioni, cambiando completamente il senso di queste citazioni. E con un po' di fantasia anche qualcuno che dice che la sindone sarebbe in realtà opera di Leonardo da Vinci, adesso è tanto famoso per diverse opere anche di letteratura di questi di giallo e così via, solo che abbiamo qualche problema di date, perché Leonardo da Vinci è nato troppo tardi per aver fatto la sindone, almeno come noi la conosciamo. È interessante vedere che nella storia recente della sindone ci sono state alcune persone che, non essendo cristiane, si sono interessate e sono state in qualche modo convinte che la sindone sia autentica. E questo non per nessun interesse di carattere, diciamo, apologetico, ma come risultato dei loro studi, come questo medico, Yves Delage, proprio all'inizio del secolo XX, ha fatto questi studi, ha presentato all'Accademia e ha trovato ovviamente una grande resistenza, una grande opposizione. E questo è stato anche pubblicato, c'è stata una pubblicazione scientifica che raccoglie un po' tutto questo dibattito, perché all'Accademia delle Scienze di Parigi non hanno voluto pubblicare la memoria del suo intervento, perché era, diciamo così, oggi politicamente scorretta, per cui l'hanno praticamente censurata. Però almeno nella rivista scientifica è stata pubblicata tutta la discussione. Ecco, passiamo un po' velocemente in rassegna di questa storia. Dunque, già prima del diploma, all'interno di questo master che facciamo ormai da 15 anni di Scienza e Fede, è nato già nei primissimi anni prima qualche conferenza da padre Gianfranco Verbenni, La Sindone e la Scienza, che poi è diventato anche successivamente un corso. Proprio all'anno 2004-5 già è diventato un corso, un semestrale, sempre tenuto dal padre Verbenni. E poi, come è stato detto, proprio nel 2006, 10 anni fa e qualche mese, abbiamo inaugurato questa mostra permanente che ha come titolo Chi è l'uomo della sindone? Una mostra che è molto visitata, siete invitati a venire a vederla, e mi sembra che è abbastanza pedagogica, offre diversi elementi, ovviamente c'è la replica in scala naturale, e poi alcuni oggetti, pannelli spiegativi, riproduzioni a scala del Santo Sepolcro, eccetera, e soprattutto anche questa scultura, la scultura dell'uomo della sindone fatta dallo scultore Luigi Mattei. Abbiamo avuto tante visite anche quando ancora non era cardinale Monsignor Ravasi, adesso Cardinal Ravasi, anche lui ha visitato la mostra alcuni anni fa. C'è stato anche qualche intervento in diversi programmi di televisione, diciamo con più o meno attinenza, come anche addirittura Voyager ha fatto qualche presa proprio da lì. Poi, proprio contestualmente a quell'inaugurazione, abbiamo fatto un congresso internazionale dove hanno partecipato specialisti a livello internazionale. Qui vediamo alcune delle fotografie, e proprio il Cardinal Pio Laghi è stato quello che ha inaugurato ufficialmente la mostra, proprio in quel giorno, 11 dicembre del 2006. Uno degli elementi particolari di questa mostra è l'ologramma. L'ologramma, che è una figura a scala naturale che presenta proprio l'immagine dell'uomo della sindone, facendo vedere la sua tridimensionalità, qualche cosa di molto particolare. È stata fatta da questo dottore, dottor Petrus Soons. Lui è olandese, esperto in questo tipo di tecnica, e si è anche lui interessato alla sindone e ha fatto questo ologramma. 2 anni dopo abbiamo fatto un'altra conferenza internazionale, stavolta in collegamento anche con Bologna, con l'Istituto Veritate Splendor. C'erano lì alcuni dei relatori, altri a Roma, abbiamo fatto, diciamo, in contemporanea questo convegno. E anche qui abbiamo avuto degli esperti a livello nazionale e internazionale, tra cui c'era anche un botanico di cui parlerò dopo, Abinoam Danin, che si è interessato, essendo ebreo, si è interessato anche lui alla sindone.
Abbiamo fatto anche la presentazione di alcuni libri sulla Sindone Questo, che raccoglieva gli atti di quel convegno del 2006, e poi altre pubblicazioni dove hanno partecipato diversi, appunto, anche degli autori. Poi abbiamo organizzato qualche workshop, abbiamo fatto 3 di questi, adesso ovviamente non presenterò tutto, anche mettendo in rapporto la Sindone e la Madonna di Guadalupe, cioè le due immagini non fatte da mano d'uomo, anche ropite, come dicono i tecnici, gli esperti. È stato molto interessante vedere un po' le somiglianze e ovviamente anche le differenze, però è questo fatto da, anche qui, esperti sia nell'ambito della sindonologia, qui vediamo il professor Balossino, sia anche da parte degli studi sindonici, venuti dal Messico. Qui vediamo alcuni di questi relatori, il professor Adolfo Rosco, che è un fisico e che è esperto anche, è il presidente del Centro Messicano di Sindonologia, oltre che è studioso della Madonna di Guadalupe. Bene, abbiamo fatto un secondo incontro a Città del Messico, proprio dunque al composto della Madonna di Guadalupe. Abbiamo avuto anche la fortuna di poter celebrare la messa nell'altare principale della Basilica di Guadalupe e abbiamo visitato i luoghi guadalupani. E poi abbiamo presentato anche questo documentario, La Notte della Sindone, e anche addirittura abbiamo fatto un convegno interreligioso dedicato alla Sindone, benché può sembrare un po' bizzarra la cosa, però è stata interessante. C'era questo abbastanza conosciuto dottor Pallavicini, poi questo della comunità islamica, della comunità ebraica, e il professor Bruno di Porto, e da parte diciamo dei sindonologi il professor Barberis, che tutti sicuramente conoscete, e poi Berbeni, eccetera. Dunque anche questo è stato interessante. E poi, ecco, vi presento rapidamente in che cosa consiste questo diploma. Il diploma è formato da una serie di corsi che offrono un po' le linee generali e poi delle conferenze che offrono degli aspetti più particolari. Dunque, questo primo corso è una visione generale, ha come titolo appunto La scienza e la teologia di fronte alla Sindone, è tenuto da padre Berberni. Poi, per quanto riguarda la storia della Sindone, abbiamo il professor Zaccone, che è proprio il massimo specialista nel tema, ha scritto diversi libri, qui vediamo la copertina di quello che è il libro di testo del corso. Lui, che fino a poco fa era il direttore del Museo della Sindone, adesso è proprio il presidente del Centro Internazionale di Sindonologia. Padre Hector Guerra, lui teneva questo corso, purtroppo lui ci ha lasciato proprio poco più di un anno fa, e lui teneva questo corso di teologia e spiritualità della Sindone. Padre Guerra, che è stato l'ideatore di questa mostra permanente, e proprio il giorno del 10° anniversario della mostra lui è deceduto. Mi sembra che è stata una cosa, un segno anche particolare questo. E lui non soltanto ha fatto la nostra esposizione, ma ha fatto diverse altre in diverse altre parti del mondo. Poi abbiamo fatto alcuni corsi intensivi con dei professori invitati, tra cui anche Barry Swartz, questo che è stato uno di quelli che hanno partecipato negli studi del 1978, il famoso progetto STURP, e lui presenta un po' la sua esperienza di prima mano, di prima persona, di quegli studi, dei risultati. È molto interessante perché è un po', diciamo, la memoria storica di questa avventura degli studi scientifici portati avanti con la tecnologia di punta in quel momento, e dunque, diciamo, è veramente un corso molto, molto interessante. Infatti il professor Barry Swartz verrà adesso a maggio a tenere di nuovo questo corso intensivo. Poi abbiamo fatto diverse conferenze in cui durante diversi anni hanno partecipato diverse figure riconosciute a livello nazionale e internazionale, come il dottor Pierluigi Vaima Bolone, che è stato anche lui un tempo presidente del Centro Internazionale di Sindonologia. Ho parlato già del dottor Suns, che parla proprio di questa tridimensionalità della Sindone, come ha fatto l'ologramma. E ovviamente Monsignor Ghiberti, che è fondamentale, lui è stato il custode della Sindone di Torino per parecchi anni, responsabile diretto delle quasi tutte le ultime ostensioni,
per cui è, diciamo, un protagonista e un testimone eccellente per parlare della sindone e anche del rapporto dei sommi pontefici e la sindone, lui che anche aveva partecipato all'incontro dei due teli a Città del Messico. Alcuni che anche parteciperanno in questi incontri, ci sarà il professor Di Lazzaro, anche lui è intervenuto diverse volte nel nostro diploma, il professor Barberis, che ho già citato, ovviamente lui è anche uno dei massimi esperti, soprattutto degli studi scientifici della sindone, la professoressa Marinelli, che è conosciuta per tutte le pubblicazioni, le conferenze che tiene sulla sindone. Anche dalla Spagna è venuto il professor Jorge Manuel Rodríguez, che è il presidente del Centro Spagnolo di Sindonologia e che è esperto anche nei rapporti tra la sindone e il sudario di Oviedo, dunque ci ha fatto un po' anche questo paragone. Poi, sempre dalla Spagna, questo gesuita, padre Manuel Carreira, anche lui ha un dottorato non solo in teologia ma anche in fisica, e dal punto di vista della fisica ha fatto una presentazione per quanto riguarda le ipotesi scientifiche sulla formazione dell'immagine della Sacra Sindone. Dunque anche lui è diciamo, un esperto che è venuto anche dalla Spagna. Poi altri aspetti della Sindone e il film. C'è il professor Cassanelli, che anche oggi interverrà, che adesso è il coordinatore di questa serie di conferenze, che ha parlato su diversi argomenti, ma anche uno di carattere storico, la sindone di Casa Savoia. E ho citato anche già il professor Danin, un botanico dell'Università Ebraica di Gerusalemme, e lui è venuto anche a tenere delle conferenze, e lui purtroppo anche lui è deceduto di recente, è deceduto praticamente il giorno successivo al giorno di padre Hector Guerra. 11 dicembre padre Guerra e 12 dicembre Abinoam Danin. E lui che ha fatto degli studi anche diciamo a Torino, qui vediamo Cardinale Saldarini, c'era un incontro anche qui interreligioso, lui ha letto la Bibbia in ebraico e lui ha fatto questi studi in cui constata che ci sono delle impronte di piante, di fiori, soprattutto della parte di Terra Santa di Palestina sulla sindone. Ho parlato già del professor Adolfo Rosco, essendo fisico parla un po' di tutto questo dibattito sul radiocarbonio, carbonio 14, e poi va bene un po' le notizie che sono venute fuori quando è partito questo diploma, come ha avuto una certa eco in diversi mezzi, presentando questo che è una novità in ambito universitario. C'era già qualche cosa sicuramente fatta alla Lateranense, di cui si parlerà sicuramente fra poco, per un programma così completo dove c'è anche un titolo, un diploma di specializzazione di livello universitario, diciamo era una novità. Bene, questa sarebbe la prima parte della mia presentazione, molto velocemente, e adesso passerei subito a quello che sarebbe l'introduzione vera e propria di questo pomeriggio. Io volevo parlare un po' su un tema che può sembrare un po' una provocazione, e ovviamente nel contesto di questa presentazione che ha a che vedere con il diploma, cioè mi farei la domanda un po' retorica se volete, però che non è banale: esiste la sindonologia? Esiste oppure no? E questo lo dico perché non tutti sono d'accordo con questa cosa. Io farei un po' come si fa in ambito scolastico e in ambito soprattutto degli studi tomistici, no? Dove c'è la questio, no? An sindonologia sit, possiamo dire. E subito si comincia con le obiezioni, no? Videtur quod non, sembra di no. E ci sono alcuni che dicono che la sindonologia sarebbe quasi una specie di ossimoro, cioè qualcosa che non ha nessuna realtà, nessuna entità, no? O se esiste non è veramente una scienza, no? E se vogliamo fare qualche nome c'è uno studioso di Torino, il professor Andrea Nicolotti, che ha scritto diversi libri, pubblicazioni, ha partecipato in convegni, programmi televisivi eccetera, e lui è quello che più
chiaramente mette in discussione che, la, che esiste la sindonologia almeno come scienza. Dunque lui fa una opposizione abbastanza esplicita, senza mezzi termini, qui alla Sapienza è intervenuto in un convegno in cui si parlava della sindone di scienza o pseudoscienza, dunque questa sarebbe l'alternativa, e forse se vediamo qualche pubblicazione recente, io ho qui un articolo che è stato pubblicato l'anno scorso, dice come titolo La sindone banco di prova per esegesi, storia, scienza e teologia. Considerazioni a margine di alcune recenti pubblicazioni, e si confronta con un articolo che era uscito l'anno prima a La Civiltà Cattolica e anche un capitolo di un libro di Don Giuseppe Tanzelanitti, di un manuale di teologia fondamentale. Interessante un po' vedere quali sono gli argomenti, benché forse lui stesso può cadere un po' in contraddizione, perché quello che presenta un po' come vizio contro, diciamo, gli avversari, in qualche modo lui cade nella stessa critica, perché dice che praticamente quelli che sostengono la sindone sono quelli che difendono la loro autenticità, mentre appunto lui invece sostiene l'opposto, per cui se mette in discussione che ci sia il carattere scientifico di quelli che sostengono l'autenticità della sindone per posizione presa, si potrebbe dire lo stesso di lui per posizione presa, perché lui parte e lo dice chiaramente di sostenere la non autenticità, eccetera, no? Per cui forse si può un po' cadere in contraddizione. In ogni caso io dico, anche qui in chiave un po' provocatoria, che dobbiamo anche ringraziare, per così dire, quelli che mettono in discussione la sindone, per due motivi. Prima di tutto perché se fanno questa fatica vuol dire che la sindone merita la fatica. Se fosse qualcosa di irrilevante nemmeno farebbero caso. Dunque se fanno caso sarà per qualche motivo. Però soprattutto perché, e questo lo diceva anche Tommaso d'Aquino, che dobbiamo ringraziare quelli che negano qualche cosa di vero, che sono in qualche modo anche nell'errore. Perché? Perché ci muovono, ci provocano a cercare di più e a sostenere la verità, no? Diciamo così. Dunque anche uno stimolo, una provocazione nel buon senso della parola a darci da fare e anche cercare di rispondere, approfondire, eccetera, le questioni. Per cui dopo questo videatur quod non che ho detto ci sarebbe le ragioni dall'altra parte, il set contra, no? E si può dire come risposta un po' contro queste obiezioni che di fatto ci sono tanti studi scientifici dedicati alla sindone. Questo è un dato di fatto inconfutabile, per cui se ci sono studi scientifici sulla sindone ci deve essere almeno in qualche modo una qualche sindonologia, e questi studi sono di diverso genere, diverso carattere, no? Multi e interdisciplinari, e tutti questi studi, molti, non dico tutti, però molti di questi compiono tutti i requisiti di una ricerca scientifica, sono proprio secondo le regole del gioco, per così dire, no? E per prova sempre di questo sono stati pubblicati molti di questi in riviste specializzate, ciascuna nel proprio ambito, contatto di peer review e tutte queste cose, no? Dunque questi studi scientifici in la maggior parte dei casi sono fatti da specialisti, dunque di quelli che se ne intendono di cosa stanno parlando, no? Dunque sono esperti nel proprio ambito e possono dire la loro al riguardo, no? E partono da scienziati, da una prospettiva che deve essere obiettiva. Dunque devono fare quello che noi filosofi chiamiamo una specie di sospensione di giudizio, la famosa epoché dei fenomenologi. Dobbiamo mettere un po' da parte il nostro giudizio e lasciar parlare i fatti e fare gli esperimenti e così via, no? Dunque essere aperti ai risultati. E posso dire anche che alcuni di questi scienziati sono partiti da posizioni piuttosto scettiche,
dicendo ma facciamo questi studi, ci hanno chiamato, però sicuramente subito scopriremo che un dipinto, eccetera. E invece si sono trovati davanti con qualche cosa che non sono stati in grado di spiegare. Dunque questo mi sembra molto significativo e che contraddice un po' le tesi di Nicolotti. Per cui la risposta, dopo il videltur quod non et sed contra celia, la risposta al respondeo, io direi che è un dato di fatto che c'è la sindonologia, in qualche modo anche il fatto che siamo qui lo dimostra, no? Dunque non siamo chimere, siamo delle persone reali in carne ed ossa, no? E ci sono tante persone che si dedicano, ovviamente fra diverse altre cose, anche allo studio della sindone. E che cosa si intende? Ovviamente bisogna un po' chiarire che cosa intendiamo con questa espressione, con questo termine, no? Dunque possiamo dire che riguarda la sindonologia quell'insieme di studi, di ricerche, di lavori, di attività che riguardano la sindone, che non possiamo dimenticare è l'oggetto archeologico più studiato dalla scienza in assoluto. Non esiste un altro oggetto studiato con, diciamo, le tecniche più avanzate dalla scienza come è stato fatto con la sindone, no? E anche su diversi punti di vista. Per questo mi sembra adeguato e appropriato che questa serie di incontri abbia come titolo proprio La sindone, un mosaico di ricerche, perché ci mostra appunto questa ricchezza di studi che sono stati fatti intorno alla sindone. Per cui l'approccio che bisogna prendere per fare, per così dire, la sindonologia sarebbe quello della multidisciplinarietà. Dunque uno studio da tante diverse prospettive che si possono in qualche modo arricchire e completare a vicenda. Allora, come secondo punto brevemente, che cosa sarebbe dunque il sindonologo, se diciamo che esiste, no? Dunque sarebbe, anche qui dovremmo un po' chiarire, si può dire, e qui essendo io filosofo soprattutto di formazione, si parla di termini di diverso tipo, e qui parlerei di un termine analogo, cioè si dice in tanti modi il sindonologo, no? Per cui si può dire o capire il sindonologo come lo studioso in genere della sindone, che ha delle conoscenze di carattere generale, possiamo dire anche un cultore della materia, che può avere sicuramente diversi gradi di approfondimento, no? Che ha una formazione almeno incipiente, elementare, però anche che ha una formazione che è più approfondita, per esempio qualcuno che ha seguito tutto un programma o che sta portando avanti questi studi da diverso tempo, eccetera. Dunque ci sono diversi livelli, diversi gradi. Oppure anche come un esperto che studia qualche aspetto particolare della sindone nel proprio campo. Dunque come specialista supponiamo dei tessuti o dell'immagine o eccetera, diversi aspetti, o dal punto di vista della medicina legale e così via, no? Dunque applica la propria competenza a studiare l'oggetto sindone e farlo nel modo che corrisponde alla sua materia e secondo le regole dell'arte. Bene. Dunque il sindonologo è quello che ha una certa formazione, una preparazione e una cultura riguardo l'oggetto sindone, possiamo dire, sia in genere, visione d'insieme, sia su qualche aspetto specifico, no? E secondo la propria area di competenza e di specializzazione. E come terza domanda, e lo faccio quasi telegraficamente, come fare il sindonologo? Che cosa deve fare il sindonologo? Bene, io direi quattro aspetti, lo lascio come quasi degli spunti semplicemente. La prima cosa che io suggerisco è farlo con grande prudenza e discernimento. Dunque non credersi esperto di tutto e su tutto, no? Che spesso succede, no? Che uno diventa sindonologo e comincia a parlare di tutto e di più. E quando non è esperto di quello di cui sta parlando dice anche delle cose un po' fuori luogo, no? Per cui bisogna essere prudenti, no? E non dire le cose senza essere ben preparati. E avere discernimento, perché purtroppo su questo, sulla sindone, si dicono tante cose che sono fuori posto o che non sono sufficientemente dimostrate. Dunque bisogna vedere bene che cosa si dice e con quale fondamento si dice, no? Dunque, e qui per capirci c'è un'espressione che
Sì, in alcuni casi funziona, però qui no. Non è corretto dire tutto fa brodo. No, non è così. No. Ci sono delle cose che non vanno bene. Poi, secondo luogo, ci vuole competenza. Sì. Dunque una preparazione. Se uno vuole veramente diventare sindonologo, deve prepararsi, e prepararsi fino in fondo, diciamo. E così, se si è competenti, bisogna evitare, da una parte, l'improvvisazione, perché, come dico, se uno non è preparato, comincia a fare movimenti a vambera, no? E può uscire facilmente dal seminato. E poi evitare anche l'invasione di campo. Se io sono più preparato su un ambito, non cominciare a pensare che lo sono in tutti. Per cui anche succede spesso che, essendo uno competente in un certo aspetto, poi, vabbè, perché gli si chiede, eccetera, comincia a dire su altre cose su cui non è così preparato, e può venire fuori qualche cosa che non va tanto bene, perché non è il suo campo. Poi, in terzo luogo, bisogna, se vogliamo fare bene il sindonologo, avere una cultura più o meno generale, dunque che non sia troppo specialistica, che possiamo dire sia poliedrica, dunque che riguardi la sindone ma da questi diversi punti di vista, da queste diverse prospettive, una visione d'insieme, diciamo così, no? Dunque dove abbiamo un po' tutti gli elementi di questo grande quadro, no? Un po', se mi permettete, userei quell'immagine molto bella di von Balthasar, che dice che la verità è sinfonica, no? Questa espressione molto ricca. E io direi anche la sindonologia è sinfonica, cioè ci vogliono i diversi strumenti, per così dire, no? Le diverse materie, i diversi ambiti che suonano un po' all'unisono. Ovviamente ci vuole l'armonia, no? Però che ognuno fa la sua parte, il suo suono, però entrano in questa melodia, per così dire, no? E poi, in quarto luogo, anche è bene che ci sia la specializzazione. Dunque sì, una visione generale, però anche cercare di approfondire in modo particolare qualche aspetto più specifico su cui uno è più preparato o è più portato. Dunque, se, non so, a lui chiama di più, supponiamo, la dimensione spirituale, allora c'è un ampio campo di parlare della spiritualità della sindone. O dal punto di vista pastorale, non la pastorale, come posso aiutarmi dalla sindone per predicare il Vangelo, per fare catechesi, eccetera. Allora porta avanti questi studi da questa prospettiva. O, non so, ci sono tanti campi, tanti aspetti, tante prospettive dove uno può approfondire e prepararsi di più e portare anche più risultati, più frutti. Bene, io vi ringrazio, spero di non avervi assediato. Certo.